È quasi con un po' di commozione che faccio questa cosa. Aggancio la macchina fotografica e parto per un'escursione, un trekking. E non succedeva da un bel po' di tempo. Cari escursionisti e cari fotografi, siamo di nuovo tornati a fare escursioni. Per ora è escursione, a singolare. Vabbè, chi non lo sa, settimana scorsa non sono stato troppo bene, quindi se mi sente un po' ansimare, una voce un po' nasale perché ancora non mi sono ripreso. Però avevo una voglia matta di tornare a fare questa cosa qua che non facevo da un bel po' di tempo. Da settembre dell'anno scorso, pensate. E insomma, è stata dura finora non fare queste cose qua, perché mi sono sempre piaciute tantissimo. Però poi mi sono successe delle cose personali abbastanza brutte che mi hanno portato a concentrarmi su altro per non pensarci, e quindi è passato più di un anno dalla mia ultima escursione e oggi sono qua per vedere se riesco a superare questo blocco psicologico del ritornare a camminare da solo, cosa che già facevo un tempo e che poi ho smesso di fare perché avevo trovato delle persone con cui ritenevo potesse veramente nascere una profonda amicizia, e poi vabbè, è andata come è andata, ma questa è un'altra storia. È solo per dirvi che sono contento di essere di nuovo qui. Oggi siamo al passo della Forcola, siamo partiti e adesso stiamo salendo al Monte Sirti e poi faremo i vari Monte Covreto, Monte Corbaro, magari andiamo a Calpaglione e poi ritorniamo sotto dall'Alpe Laghetto e via fino a ritornare alla Forcola. Adesso poi strada facendo vi spiego un po' più nel dettaglio quali sono i vari panorami e paesaggi che si vedono, anche perché qua si vede ben poco. Andiamo, dai. Ah, bisognerebbe salire di lì. Molto bene. Di là la Val Vedasca. Ai ai ai. Lo scopo di oggi qual è? Beh, innanzitutto scoprire se veramente ho ancora voglia di fare queste cose, perché sapete, tanti di noi dicono durante la vita tante cose tipo: ah, mi piacerebbe viaggiare, mi piacerebbe fare questo, quell'altro, però non ho tempo. E nella realtà dei fatti non è che non abbiamo tempo, è che non abbiamo abbastanza interesse nella cosa. E allora tante volte bisogna forzarsi, come io oggi, e dire: ok, domani non faccio quella cosa lì che farei di solito e vado a fare quella cosa che è tanto tempo che dico che vorrei tornare a fare. E va bene, e oggi sono qui. La risposta me la darà il tempo o quando sono tornata alla macchina, in base al grado di felicità che avrò. E lì capirò se veramente è una questione, è una cosa che ho veramente tanto voglia di fare, o se oppure è solo la classica lamentela dell'umano che vorrebbe fare un sacco di cose, ma poi alla fine nella realtà dei fatti non è che gli interessa davvero e dà priorità magari ad altre cose, non è che per forza non vuole fare niente. Però insomma, lo scopo principale di oggi è questo, e poi vabbè c'è anche quello di fare magari qualche foto carina, anche se la giornata è un po' così. Sembra quasi di avere un po' di foschia estiva sulle montagne, quindi boh, magari più tardi quando calerà un po' il sole, vediamo. E basta, poi per il resto semplicemente divertirci, fare un po' di fatica, perché no, che libera sempre un po' la mente, e registrare un video per voi. Beh, direi che non c'è più niente da salire, questa è la prima vetta di giornata, il Monte Sirti. XCO passo Forcola, questo prima o poi verremo a farlo. Bene, quello là che si vede là in fondo, se riuscite a vedere, l'alpone di Curiglia, dove ci siamo già stati in passato. Quello là è il Lema, appunto, sopra là, e più di là c'è il Tamaro. Ora si scende un altro po' dal sentiero di qua, si arriverà quasi sopra Monterecchio, anche lì ci siamo stati un po' di tempo fa, e poi andremo
verso il Covereto, il Corbaro, così. Allora, fisicamente non sto malissimo, diciamo che sì, sento ancora un po' intoppato, però vedo che appena mi fermo recupero subito, quindi l'allenamento ciclistico si fa sentire soprattutto su quello. E per le foto per ora non ci siamo, però vediamo, magari. Dovremmo andare di là. Quelle sono le due prime due montagnette che dovremmo andare a fare, Covereto e Corbaro, e poi dovremmo scendere giù di lì. Bella questa cresta, dai. Appena sopra l'abitato di Monterecchio e siamo quasi arrivati al passo di Fontana Rossa, quello che poi ci porterà poi alle altre due montagnette. E devo dire che per ora è stata una camminata veramente bellissima e rilassante su questa cresta, spesso sotto gli alberi, a volte aperto davanti un paesaggio stupendo. E l'autunno sembra che fa ancora un po' fatica ad arrivare qui, come diciamo, come foliage. E probabilmente il fatto che quest'anno ha fatto caldo tanto, sì, però è durato poco e poi ha cominciato a piovere tanto, probabilmente la natura si sta prendendo ancora qualche momento di relax prima di tuffarsi nell'autunno. Però devo dire che comincia a vedersi qualche colorino interessante sulle piante. Diciamo che per fine mese potremo tornare a fare il nostro solito trekking foliage, magari al Tevero. Potete vedere, siamo arrivati al passo Fontana Rossa, sotto di noi c'è Monterecchio, dove si può arrivare anche con una strada carrozzabile, non percorribile da tutti ma solo dai residenti, mi raccomando. E adesso saliamo di là e andiamo su al Covereto e poi al Corbaro, o il contrario, non mi ricordo mai la giusta sequenza. Volevo provare anche di qua a vedere se è un sentiero facilmente percorribile in bici, però vabbè, dai. Bene o male sembra di sì, e poi lo valuteremo anche dall'altra parte, dato che poi si ricongiunge. Non vorrei stare troppo sotto perché dopo mi perdo le due cimette qua, e visto che la giornata è bella magari c'è anche qualche bel panorama da fare. Bene, adesso la smetto di parlare e comincio ad arrancare. Ci vediamo su. Questo era il Corbaro. Adesso facciamo la vallata, la valletta, e risaliamo al Covereto. Oh, c'è un uccello qua davanti a me che però non riesco a inquadrarvi perché è troppo piccolo, che stava in overing praticamente, e si vede che ha beccato qualche animaletto. Adesso sta scendendo sempre così, che spettacolo.
Vabbè, comunque saliremo al Covreto e poi scenderemo di giù verso il rifugio al petto di Caviano. Non so perché all'inizio ho detto rifugio laghetto. Vabbè, non c'è nessun laghetto, è al petto. Vedo che c'è il lago Deglio che è quasi vuoto, magari vi metto una foto per farvi capire. E per il resto oggi c'è una giornata veramente spaziale, fenomenale, fantastica. L'ultima volta che sono venuto qua ero praticamente in nuvola e non si vedeva niente di tutto ciò. Oggi stupendo. Bene, questo era il Monte Covreto. Non andremo al Pagliore perché dall'altra parte, meno male, tutto uguale. Non che sia brutto, però tutto uguale. E adesso inizia la discesa verso il rifugio Alpe, Alpetto di Caviano. Perché mi viene Alpe Laghetto sempre? Non lo so io. Anyway, andiamo giù, cerchiamo questo posto. Anche perché poi da lì dovremo valutare un po' il percorso com'è. Nel senso, vorrei farlo in bici e devo vedere se è fattibile in bici, quindi mi devo un po' mettere in quel mood lì. C'è un po' di vento, spero che mi sentiate, ma il microfono dovrebbe fare il suo effetto. E che spettacolo, non so se avete visto le foto che vi ho messo prima, però troppo bello oggi, ne è valsa la pena per ora, decisamente. Alla fine tutta questa storia di al rifugio, al petto, laghetto, quel che l'è, e alla fine non ci devo neanche andare. Ho appena guardato la mappa e mi sono sbagliato, non è lì che devo andare, nel senso non ho sbagliato percorso, ho sbagliato a dirvi qual era la mia meta, non è quella. Adesso dobbiamo andare fino al Sasso Torricello e poi ritornare dall'Alpe di Piero, cercando di non fare una deviazione che avevo fatto io l'ultima volta che sono venuto, ma facendo il sentiero normale, insomma. E basta, siamo quasi giù alla deviazione, poi ancora giù fino all'Alpe di Piero. Ma avete visto che bello. Però una cosa che vorrei farvi notare su questo sentiero è che è tutto completamente sfalciato. Voi vedete questa praticamente autostrada della montagna dove potete camminare, e ragazzi, questa non è natura, questa qua è qualcuno che viene qua a farsi il culo a pulire così bene i sentieri. Quindi siate anche grati a questo, che c'è gente che fa questo e solitamente o non viene pagata o comunque viene pagata poco. Lo fa perché va fatto. Quindi anche voi, da parte vostra, mi raccomando, lo so che bene o male chi segue questo canale non è di quella schiatta lì, però buttare le carte per terra, lasciare rifiuti, sporcare, ma anche rovinare il sentiero è sbagliato, con qualsiasi cosa, no? Anche tirando su un sasso, strappando le erbacce, mi viene in mente qualsiasi cosa. Insomma, la montagna c'è chi la tiene pulita, la tiene in ordine, e noi di rimando dobbiamo essere rispettosi, oltre che per la montagna, anche per quelle persone che fanno quel lavoro qui.
quello è il Sasso Torricello. Siamo a quota 1423, quello è il cippo di confine svizzero del 1900 e basta. Il resto ve l'ho già raccontato, con uno stupendo Lago Maggiore sotto di noi, con le mie montagne davanti. Ah, che spettacolo! Quello è il Monte Limidario, un gridone. Sotto qui c'è, qui sotto ci sono, non vorrei dire cagate, perché quella non è Cannero, perché Cannero è leggermente più in basso, ma dovrebbe essere, adesso non mi viene in mente, il paese che c'è appena dentro la Svizzera e non mi viene più in mente. Comunque quella è già Svizzera, Cannero è di là. Che bellezza. Dato che sono gli ultimi metri che faremo insieme all'aperto, nel senso con questa apertura qua, perché adesso tra un po' ci infiliamo nel bosco, ti diamo due conclusioni su questo percorso. Allora, percorso ovviamente molto facile, non c'è tantissimo dislivello e i sentieri sono praticamente sempre accessibili. Per me è stata veramente una grande gioia tornare a fare queste cose qua, perché comunque è il mio habitat naturale, dove sono nato e cresciuto praticamente, e sono stato davvero bene. Devo ammettere che mi fanno un po' male alcuni muscoletti, perché voi pensate che uno, siccome va in bici, allora è allenato, a qualsiasi sport fa va bene, ma non è così. Ogni sport richiede la sua specifica muscolarità allenata, non so se si può dire questa frase così, ma vi assicuro che io, quando andavo tanto in montagna e non ero allenato per niente, comunque, perché andavo in montagna sì, ma basta, non è che facevo così, mi mettevo dietro tanta gente che faceva degli sport estremi, era allenatissima, eppure è così, sono sport diversi. Ma a parte questo, penso di aver tirato fuori anche degli scatti abbastanza interessanti, nonostante la giornata con delle ombre un po' dure, però ho visto delle cose carine, e anche questo video spero che sia stato bello, insomma, perché comunque i colori che ci sono oggi, questo giallo e questo blu, sono veramente molto belli. Ora facciamo l'ultimo pezzo insieme, scendiamo fino all'Alpe di Piero e poi ci avviamo ai saluti di questo breve, non tantissimo, perché alla fine sono 2 ore e 20 che giro, ma intensissimo giro. Di là ci andremo un'altra volta. Noi dobbiamo andare a sinistra. Guardiamo un po' la mappa e infatti vedete che la direzione è quella giusta, di qua. Adesso dobbiamo scendere di qui, seguire per l'Alpe di Piero, sempre dritto, e poi torniamo al passo della Forcola. Qua si denota subito che, insomma, è meno battuto dell'altro sentiero. Questi svizzeri sempre che si fanno solo i fatti loro, e siccome questo torna in Italia, maledetti. Già la traccia è un po' più labile, però niente paura, perché io l'ho già fatto e so benissimo che cosa fare. Le ultime parole famoso, fu così che non lo trovarono più. E alla fine, se non finisco a fare un po' di ravanage, non sono contento. Comunque, per la cronaca e per chi volesse fare questo percorso, scendendo poi dal Sasso Torricello per andare verso l'Alpe di Piero, se vedete un cartello con una deviazione che indica Alpe di Piero a destra, l'attacco del sentiero praticamente ormai è andato perduto. Io mi sono infilato un po' in mezzo alle frasche usando il GPS e adesso ho trovato una simil traccia che scende giù, che mi ricordo che avevo fatto già un po' di tempo fa. Però insomma, non ve la consiglio di farla, perché c'è da andare nella foresta amazzonica per un pezzo di tempo così. Cioè, se ve la sentite, che avete le capacità e avete anche una mappa GPS per andare a trovare la linea tratteggiata del sentiero,
non ci sono pericoli, capito? Però è un po' antipatico, diciamo. Quindi sapete questa cosa qua: se arrivate a quel bivio lì, vi conviene andare a sinistra e seguire il sentiero normale. Se proprio volete vedere l'Alpe di Piero, poi tornate un pochino indietro. Adesso noi continuiamo a scendere, finalmente vedo anche un segno su un albero, però questo sentiero qua ormai è abbandonato da tempo e è sempre peggio. Bene, siamo arrivati all'Alpe di Piero. Diciamo che ormai la vista è terminata. Adesso c'è questa bellissima strada carrozzabile che arriva fino al passo della Forcola. Pertanto questa è la conclusione del video. Ora bisogna ringraziare la FIDA A6700 che anche oggi ci ha accompagnato in questo splendido viaggio. Adesso rimonto sul 2875 e me ne ritorno bello bello alla mia macchinetta. Non prima però di aver mangiato qualcosa, perché sono le 3:30 del pomeriggio e io ancora non ho pranzato. Adesso metto sotto i denti qualcosa, sgranocchio qualcosa, bevo un bel bicchierone d'acqua e poi si ritorna alla civiltà. Insomma, se questo video ti è piaciuto e sei arrivato fin qua, vuol dire che a te queste cose piacciono davvero e io non posso far altro che ringraziarti e ringraziare anche il fatto che ci sono ancora persone che sono interessate a queste cose qua e non solo alla tecnica, alla tecnologia, agli accessori e così, che anche quelli mi piacciono, però queste cose sono molto più importanti e più belle anche. Bene, ciao a tutti ragazzi e ci vediamo alla prossima.